Salve, bentrovati sul mio canale e nel corso di Latino 2. Spero che le lezioni precedenti siano state chiare e che siate riusciti anche a svolgere gli esercizi e a seguire tutto quanto. Adesso proseguo con le lezioni. Dopo aver parlato di aggettivi qualificativi con i loro gradi, di aver parlato degli avverbi di qualità, anche detti in italiano più comunemente avverbi di modo, anche loro con i loro gradi, quindi come si formano in latino, affrontiamo adesso un'altra parte del discorso, questa volta i pronomi. I pronomi, li conoscete immagino in italiano, sono davvero numerosi e in latino lo sono altrettanto, anzi si può dire che tanti pronomi ci sono in italiano, altrettanti ci sono in latino, parlo di categorie naturalmente. Quali sono i pronomi? Beh, innanzitutto per conoscerli in italiano vi rimando alla mia lezione di grammatica italiana che ho fatto proprio su aggettivi e pronomi. Ma per il resto, cioè per vedere quali sono i vari pronomi nella lingua latina, seguitemi e iniziamo con la prima diapositiva. In questa prima diapositiva affronto i pronomi personali, che sono io, tu, egli, noi, voi, essi. Questi chiaramente che ho appena detto sono i pronomi personali con funzione soggetto. Poi ci sono anche i pronomi personali con funzione complemento, che sono per esempio me, mi, te, ti e così via. In questa tabella vi ho preparato i pronomi personali in latino con i loro casi naturalmente, perché a seconda del caso, cioè della persona, se prima persona singolare, seconda persona singolare e così via, hanno diverse terminologie, ma loro, al contrario dell'italiano, ovviamente si comportano come fanno i nomi e come fanno gli aggettivi, ovvero seguono la declinazione e quindi hanno i diversi casi. Naturalmente non il vocativo, come potete vedere dalla tabella. Vabbè, difficilmente, evidentemente, si invoca un pronome personale. Eccoli qui, quindi, nella tabella abbiamo al nominativo singolare la prima persona che fa ego, la seconda persona singolare tu. Passando al plurale, sempre al nominativo, la prima persona è nos, la seconda persona plurale invece è vos. Notate un trattino, non è una dimenticanza, vuol dire che il pronome personale di terza persona, sia singolare che plurale, in latino non esiste. Ma dal momento che bisogna pur dire egli o essi loro, in latino li si sostituisce con altri tipi di pronome che vedremo successivamente. Poi per il resto guardate pure con calma la tabella in cui ho riportato i vari casi di tutti questi pronomi. Quindi tornando a quello di prima persona singolare io, per esempio abbiamo dopo il nominativo il genitivo mei, il dativo mi, l'accusativo e l'ablativo me, ovvero io, di me, a me e così via. E così per il resto dei pronomi. Questi sono i pronomi personali soggetto, naturalmente, ma che nelle varie declinazioni, nei vari casi, assumono poi la funzione di complemento. Naturalmente, dai pronomi personali derivano i pronomi possessivi, quelli che in italiano si chiamano mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. I pronomi possessivi sono uguali agli aggettivi possessivi, sia in latino che in italiano. Ma guardiamo insieme la prossima diapositiva. Ecco qui, in questa diapositiva affronto i pronomi personali. Qui non ho riportato tutta la declinazione, ma vi basti sapere che seguono la declinazione degli aggettivi di prima classe, come potete vedere dalle desinenze del nominativo. Infatti, per esempio, il pronome possessivo, che è anche aggettivo possessivo mio, fa meus al maschile, me al femminile, meum al neutro. Questo è il nominativo singolare. Poi, vi dicevo, seguirà la declinazione degli aggettivi di prima classe, quindi farà al genitivo singolare mei, perché è maschile, così come mei al neutro, mentre me, scritto meae, per il femminile, perché segue la prima declinazione e non la seconda. E così via per tutti gli altri casi. Stesso discorso per gli altri pronomi possessivi, che sono tus, tua, tuum, sus, sua, sum, noster, nostra, nostrum, vester, vestra, vestrum, sus, sua, sum. Sono molto semplici, devo dire, quindi nessun problema. Ma attenzione, vi ho messo in rosso una particolarità.
anzi due. La prima è che il pronome personale, scusate, il pronome possessivo di terza persona singolare, ma anche plurale, ovvero sus, sua, sum, che vedete sono identici, ha solo senso riflessivo. E allora, come si fa quando non si ha senso riflessivo, cioè quando, per dire, in una frase il sua non riguarda il soggetto, cioè la persona che sta parlando, che sta compiendo l'azione, ma riguarda un altro termine che può essere il complemento oggetto o un altro complemento qualsiasi? Ebbene, guardate qui, si usa eius, che vuol dire di lui, o eorum, che vuol dire di loro, ovvero è il genitivo singolare e plurale del pronome is e aid, che vedremo successivamente. E a questo proposito andiamo con la prossima diapositiva. Dunque, dopo aver parlato dei pronomi personali e possessivi, continuo con i pronomi dimostrativi e determinativi. Fra i primi troviamo i classici questo, codesto, quello. Per la declinazione che segue con alcune particolarità la declinazione degli aggettivi di seconda classe, vi rimando comunque alle regole del vostro libro di grammatica. Qui si tratta proprio di studiarla a memoria perché ha tante eccezioni. Comunque questo si dice hic e hoc, codesto, se per caso lo si usa ancora, si dice ista, ista, istud, invece molto più frequente quello ille, illa, illud, che può anche sostituire a volte il pronome che vedete scritto dopo, is e aid, che vuol dire quindi sia quello che egli. È il pronome determinativo che al genitivo singolare fa eius e al genitivo plurale fa eorum, ed è quel pronome che vi dicevo prima, che sostituisce il sus quando si riferisce non al soggetto ma ad altro termine, a un altro complemento. Spero che sia chiaro. Altri pronomi, abbiamo i classici relativi, quique quod, ovvero il quale, la qualcosa, che in italiano si può tradurre semplicemente anche con il che, però invariabile, che naturalmente in questo caso pronome relativo e non congiunzione. Dai questi pronomi relativi ne nascono tanti altri in latino. Bene, questa è una breve carrellata sui pronomi, naturalmente non su tutti perché ce ne sono tanti altri, ci sono i pronomi numerali così come gli aggettivi numerali, ci sono i pronomi indefiniti, interrogativi, esclamativi così come ci sono aggettivi interrogativi, esclamativi e indefiniti. Insomma, sono diversi così come diversi sono in italiano. Vi rimando quindi al vostro libro di grammatica per conoscerli tutti, ma questi sono sicuramente i più importanti e forse anche i più difficili. Per conoscere il loro uso, ricordo, vi rimando anche alla grammatica italiana perché praticamente l'uso è più o meno lo stesso, ma vi ho preparato nell'ultima diapositiva alcune frasi da tradurre in modo da allenarvi subito con questi pronomi. E naturalmente nella prossima lezione troveremo le soluzioni di queste frasi. Quindi allenatevi, vi auguro buono studio, buon lavoro, noi ci vediamo alla prossima lezione con le soluzioni e tanti altri argomenti. Arrivederci!